Ci sono, solo un attimo, scusate, ero in sartoria di là, ancora stavo finendo di vestirmi, comunque ora sono pronto, la porta è aperta, quindi sigla. La postazione computer, grazie, molto, molto gentile professor Mugnaini per avermi fatto posto al di là del trespolo. Allora, professor Daniele Mugnaini, per me ormai Daniele in maniera molto confidenziale, ciao Daniele, voi sapete che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di abituare le signore a casa a quest'ora all'uso del computer. Voglio ricordare un attimo com'era la procedura per creare una cartella, con cartella noi definiamo uno spazio fisico nel quale andiamo a conservare i nostri documenti, le nostre fotografie, vedremo in questo caso. La creazione delle cartelle è molto semplice, clicchiamo con il tasto destro del mouse, abbiamo l'opzione cartella, l'abbiamo creata, gli diamo un nome, cartella Maria, e abbiamo creato la nostra cartella. In questa cartella possiamo metterci quello che vogliamo. All'interno di questa cartella ci possiamo mettere tutto, in questo caso ci mettiamo una cartella, la possiamo creare, un'altra cartella. Considerate che le cartelle sono come gli armadi, ogni armadio ha un'anta, hanno delle scaffalature, quindi all'interno di una cartella può esserci benissimo una nuova cartella. Nuovo. Cartella. L'abbiamo creata, la chiamiamo foto di Maria. Esisteva già, l'avevamo già preparata, questa allora la eliminiamo. Ok. Quindi la cartella foto di Maria, in questo caso, la trasciniamo all'interno della cartella Maria, lo facciamo graficamente, quindi è molto semplice, vedete, la trasciniamo all'interno e ora la ritroviamo qui, eccola qui. Al momento questa cartella è vuota e noi adesso andremo a metterci... La vedete bene? Sì, si vede benissimo, grazie ai nostri monitor. Ecco, ci fa proprio la domanda che cosa si desidera fare di queste foto, sono le foto all'interno di questa macchina fotografica, abbiamo l'opzione stampa, quindi le possiamo stampare direttamente, abbiamo l'opzione salva, trasferisci le foto dalla periferica, dalla macchina fotografica al personal computer, noi scegliamo in questo caso il trasferimento. Ulteriore domanda, ulteriore chiarificazione, mi dice che per poter trasferire le foto è necessario. Salva. Quindi è praticamente il computer che ci sta guidando nel trasferimento. Certamente. Adesso io scelgo il documento, la cartella, scusate, dove? E questo tramite il bottone sfoglia. Certo, vedete, io qui ho la cartella Maria con un più, clicco sul più, mi si apre... Mi si apre il contenuto della cartella Maria, in questo caso la sottocartella foto di Maria. La seleziono e gli diamo ok. E gli diamo ovviamente. Okay. Inizio, e a questo punto farà tutto da solo? Certamente, ci sono 23 immagini da trasferire sul PC. Addirittura tutte queste mi ha fatto prima? Sì, però. Ora ce ne sono alcune di ufficio, come dire, di studio. Ecco, questo mentre avviene, come lo stiamo vedendo, ovviamente ognuno vedrà le proprie foto passare molto rapidamente. Adesso le sta elaborando, le sta mettendo nella cartella, eccole qui. Le possiamo sfogliare qua. Sì. E le vediamo. E poi quando uno invece vuole andarsele a vedere... Per semplificare al massimo, insomma, una certa esperienza o certe regole di guida ci sono. Allora, comunque ripeto, per quanto riguarda il computer, il concetto di cartella e di conservazione, si dice storizzazione, ma è un termine troppo complesso, di conservazione delle cartelle, di posizionamento di queste cartelle all'interno del computer, comprendere questo e comprendere
veramente gran parte dell'informazione. Allora, fino ad oggi siamo arrivati finalmente a riempire quel luogo.